Ciao a tutti, sono Marta Suvi e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di un film al cinema con Tom Hanks. Tom Hanks in delle vesti che sinceramente molti di voi non saranno pronti, non si aspetteranno da lui, ovvero in un ruolo burbero anziché rassicurante. Sto parlando di Non così vicino. Sarà il film perfetto per la vostra serata? Beh, lo scoprirete guardando questo video. Così da capire se è il film perfetto per voi oppure no. Se vi sono utili i miei video, potete supportarmi abbonandovi qui sotto al mio canale, così da avere delle emoji esclusive da utilizzare ovunque su YouTube. Qui sotto trovate tutti i miei canali YouTube, i miei social. Seguirmi su Instagram mi aiuta un sacco, così come lasciare qui sotto un commento salutando Al, il nostro amico algoritmo. Oppure potete utilizzare il mio codice di Pampling, il codice sghiccio mi aiuta un sacco. Ma iniziamo subito a parlare del film Non così vicino. Il film racconta la storia di Otto, un uomo burbero, spocchioso, puntiglioso, che fa veramente un problema per qualsiasi cosa. Sta lì nel suo vialetto e appena qualcuno smuove qualcosa, lui lì pianta un casino. Tiene quel vialetto come se fosse un'opera preziosa e si mette a litigare praticamente con chiunque. E nonostante le persone tentino di avere un contatto con lui, lui rifiuta e allontana chiunque. E dopo essere andato in pensione si convince di una cosa, che l'unica cosa che gli rimane da fare è togliersi la vita. I suoi piani però verranno bruscamente interrotti da qualcuno, ovvero una famiglia veramente sgangherata che si trasferisce nella casa di fronte alla sua. Come andrà a finire? Beh, lo scoprirete guardando il film perché qui non si fanno spoiler. Ma iniziamo a parlare un pochino più nel dettaglio del film per farvi capire se insomma è il film che fa per voi oppure no. È da vedere al cinema? È da recuperare quando sta su Netflix? Lo scopriamo. Il film è tratto da un libro omonimo che è diventato anche un film in Svezia, dove anziché Otto, perché il titolo originale è Un uomo chiamato Otto, diventa Un uomo chiamato Ove. Il film è prodotto da Rita Wilson, ovvero la moglie di Tom Hanks. Qui recita Tom Hanks e ci recita pure Truman Hanks, che è uno dei 50.000 figli che hanno Tom Hanks e Rita Wilson. Io sinceramente, inizialmente quando ho visto l'attore che interpretava Tom Hanks da giovane, ho detto: mamma mia, ma che hanno preso? Ma questo c'ha 50 figli, ma non potevano via uno dei figli. Questo non ci assomigliava in niente, tra un po' ero più credibile io come Tom Hanks da giovane. Ho scoperto però che Truman Hanks, che c'è nei titoli in anticipo, in realtà è esattamente quel ragazzo, quindi quello là che interpreta Tom Hanks da giovane, che non ci assomiglia per niente, è in realtà il figlio e non ci assomiglia per niente. A parte questi dettagli, io vorrei parlare di questo film perché secondo me potrebbe un pochino triggerarvi se siete della mia generazione o un pochino più giovani, mentre secondo me il film parla a un tipo di pubblico un pochino più maturo, diciamolo così. Il film inizia proprio con Otto che pensa a togliersi la vita e durante questi momenti, quando lui prepara il cappio, tutto nella conferenza stampa c'erano molte persone che si facevano delle grandi risate. Certo, il modo in cui è protratto, ad essere sinceri, il modo della messa in scena non è super drammatico in quel momento, ma è un po' rocambolesco, ecco. Però io l'ho trovato sempre un filo questo tipo di reazione. Ovviamente la commedia ha uno stampo agrodolce, ovvero vuole far sorridere, vuole anche mettere un pochino di dramma, però secondo me il target del film non siamo noi millennial, non è la generazione Z, ma è una generazione un pochino più grande, anche perché molti dei protagonisti del film sono persone adulte e anche i codici in cui viene messo in scena qualcosa sono codici secondo me da persone adulte, ovvero dove i giovani ogni tanto vengono rappresentati un po' come dei fessacchiotti oppure delle persone che non fanno niente, non ci capiscono niente. I social network vengono rappresentati inizialmente come un posto dove vabbè, ma questi scemi stanno lì a fare i video anziché aiutare. E per carità, potete anche essere più giovani e ridere di queste cose, non sto mettendo in dubbio questo, però secondo me il target di riferimento sono persone un pochino più grandi, che così si possono rivedere anche con Otto. Tutti questi personaggi vengono rappresentati in una maniera veramente odiosa, estenuante, per un motivo chiaro, ovvero far, diciamo, immedesimare il pubblico in Otto, che li trova veramente estenuanti, insopportabili, odiosi. Il film inizia in questa maniera in cui noi vediamo Otto come un personaggio veramente che non sopporta niente e man mano scopriremo la sua storia e come mai è diventato così, tanto da allontanare tutti. Il film parla di temi importanti e sotto certi aspetti tutti i temi che vengono trattati da questo film è un bene che vengano trattati in un film che oggettivamente ha un target molto da TV sul divano, ecco, un target molto ampio e non è proprio cinefilo con la puzza sotto al naso o attivista sociale, ecco. Parla un po' a un pubblico molto generale che potrebbe star guardando la TV, vuole vedere un film un po' drammatico, un po' simpatico e quindi
Quindi si ritrova questo film che è questo, ma tratta anche dei temi molto interessanti. Per esempio, tratta il tema della conservatorship, ovvero quella pratica legale negli Stati Uniti, in molti stati degli Stati Uniti, in cui terze persone possono far dichiarare non in grado di intendere di volere qualcuno che sia giovane, ma soprattutto accade per gli anziani, in modo che un avvocato o una società compiacente gli rubi tutto, gli rubi la casa di proprietà di questa persona, eccetera, eccetera, con la scusa che sarà il loro tutore, ma molto spesso, insomma, se ne lavano le mani, li buttano in degli istituti e si rivendono tutta la roba di questa gente. Ma c'è anche da dire che questo film ha un cast molto inclusivo. La coprotagonista è Marisol, una donna latina, che è rappresentata anche come una donna che ha i pantaloni, diciamo, nella coppia rispetto al marito, che è un po' uno svampito. Sono tante piccole cose che magari con occhi un po' più giovani possono sembrare delle rappresentazioni non abbastanza inclusive, però se noi le guardiamo sotto l'aspetto del target di riferimento sono dei piccoli passi avanti. Ma secondo me il dettaglio più importante all'interno di questo film è l'inclusione di un personaggio con la sua storia. Molte di queste storie io l'ho trovata un po' forzata, onestamente, però se noi lo prendiamo come un film da guardare sul divano alle 5 del pomeriggio, secondo me ci può stare, che secondo me è la vera natura del film. Sto parlando del personaggio di Malcolm. Lui è interpretato da un attore transgender F2M, quindi nato in un corpo femminile e poi un percorso per il corpo maschile. Lo sto dicendo in termini proprio spiccioli, sperando di essere compresa da chiunque. A interpretare questo ruolo c'è un attore realmente con questo percorso, ovvero Mac Biden, che anche su YouTube ha un canale in cui proprio parla del suo percorso, quindi se siete interessati potrebbe essere utile. E all'interno del film lui interpreta proprio Malcolm, che è un personaggio che ha il suo stesso identico percorso. Viene infatti introdotto all'interno del film come lui abbia una vita molto complicata perché è stato cacciato di casa, i genitori non lo accettano per la sua identità e addirittura come molto spesso venisse discriminato anche a scuola e solamente la moglie del protagonista lo trattava come un essere umano e non un mostro. È un piccolo dettaglio, ma è importante come all'interno di un film così nazional popolare, che insomma si riferisce a persone anche molto adulte, si tratti un tema simile e lo si tratti in una maniera più giusta possibile per mandare un messaggio e quindi tratteggiare una normalità che io e voi percepiamo come normale, ma che purtroppo non lo è e non è così scontata, soprattutto se andiamo per un target un pochino più maturo. È molto importante anche che a interpretarlo sia stato un attore davvero trans, perché purtroppo è complicato per gli attori trans, attori e attrici, avere dei ruoli per via del passing, per via di tanti stereotipi, eccetera, eccetera. Quindi quei pochi ruoli, magari secondari, che quindi non serve avere un volto che ti porta pubblico, è importante darli a attori e professionisti che, insomma, sono perfetti per questo ruolo, almeno per creare, magari si spera, uno stardom, in modo che oltre questi ruoli si spera possano avere dei ruoli pensati per il loro genere di destinazione, insomma, non so bene la parola giusta. Così che per il ruolo, che ne so, della ragazza in carriera, potranno accedere tranquillamente al cast donne cisgender, donne trans, e insomma verrà scelta la persona migliore per quel ruolo, per tante motivazioni, quanto può portare pubblico, quanto è brava, eccetera, eccetera. Quindi, come vi ho detto, il film secondo me parla a un target un pochino più maturo e secondo me lì lo ameranno. Se siete un pochino più giovani non è che non vi piace il film, vi piace, però secondo me in certi aspetti potreste trovarlo un pochino eccessivo, ecco, un po' stucchevole. Però secondo me è molto importante che film destinati a un target così di adulti trattino dei temi così importanti che per noi sono scontati, però purtroppo non lo sono ancora per molte persone, soprattutto visto che magari non hanno avuto opportunità nella loro vita di trattare questi temi e di approfondirli. E magari il cinema può essere l'opportunità perfetta. Quindi se andate con queste premesse forse il film potrebbe piacervi a priori, oppure vi ho risparmiato dei soldi per il cinema. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se lo andrete a vedere, insomma se vi ho aiutato, se vi sono stata d'aiuto per scegliere il film da andare a vedere al cinema. Se siete rimasti fin qui lasciatemi qui sotto un emoji con un'auto, oppure scrivete 8. Grazie ancora per aver visto questo video, per tutto il supporto che mi date e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!